Le letterature in lingua d'oïl e in lingua d'oc, nate in Francia nel XII secolo, si diffondono presto in gran parte delle regioni d'Italia. L'epica cavalleresca, i romanzi su Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda, la lirica dei trovatori provenzali, vengono non soltanto letti e cantati nei testi originali, ma anche rielaborati e riscritti in forme nuove, non nei volgari locali, bensì in francese per la narrativa e in provenzale per la lirica. Le due lingue appaiono infatti inscindibili, non separabili dai generi letterari che per primi le hanno usate. Il primo a dare impulso nel suo regno a una produzione poetica autonoma nel volgare locale, non in francese, è Federico II di Svevia, imperatore di Germania e re di Sicilia. Per 30 anni, dal 1220 al 1250, anno della sua morte, Federico II opera nel Regno di Sicilia per costituire uno Stato accentrato e forte, regolato da leggi contro le pretese di supremazia del Papa e le spinte autonomistiche dei feudatari, degli ecclesiastici e delle città. Ridimensionando il potere dei nobili, egli affida l'amministrazione del regno a funzionari colti formati all'Università di Napoli nello studio del diritto e fedeli al sovrano. Proprio per dare dignità e prestigio culturale al suo progetto di Stato moderno e segnare la differenza dalle corti feudali, Federico II promuove una poesia in lingua locale che possa competere con le più illustri letterature del tempo. È qui, alla corte di Federico II, in Sicilia, che si sviluppa la prima scuola poetica italiana.